Ciao a tutti, bentornati, benvenuti nella rubrica Letture sotto l'ombrellone. Lascio subito la parola a nonna Anna che vi leggerà una bellissima storia e vi accompagnerà ogni martedì alle 18:30. Quindi che dire, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dalla magia. Ciao! Ciao bimbi, vorrei leggervi un libro intitolato Lino e il mistero dell'anello scomparso. È un giallo. Lo sapete che cos'è un giallo? Un libro giallo è una storia che di un mistero parlerà e che finisce sempre in gloria perché si scopre la verità. Ogni giallo va affrontato come fosse un indovinello. Chi ha mangiato il cioccolato? Chi ha portato via l'ombrello? Nel racconto c'è qualcuno che un pasticcio ha combinato, ma alla fine di sicuro viene sempre smascherato. Fai attenzione dall'inizio a capire, poi potrai, se tu segui ogni indizio, chi ha combinato tutti i guai. Mi chiamo Michelino, ma per tutti sono Lino. Lui è Teo, un segugio dall'olfatto molto fino. Io vivo a Lago Verde con la mamma ed il papà. Lei insegna in una scuola, lui il carabiniere fa. A me piace investigare e appena ho l'occasione, se mi imbatto in un mistero, cerco io la soluzione. Con la scuola ormai finita, la mia estate sta iniziando. A Belleville, dalla mia nonna, in vacanza sto andando. Viaggio solo insieme a Teo, ma il papà è ben sereno perché c'è il suo amico Pierre alla guida del mio treno. In carrozza siamo in sette, conto pure il cagnolino. Per vedere il panorama siedo accanto al finestrino. Nick è un tipo ben distinto che ora apre il suo giornale. Io curioso sbircio e leggo una storia eccezionale. È scomparsa Bananita. Per chiunque la riporta come ricompensa Daisy donerà una grande torta. Ora il treno si è fermato, devo andare a controllare. Sui binari tante pecore sono ferme a pascolare. Per fortuna arriva Matt che ci dà una bella mano, ma ci sono delle impronte, tutto questo è molto strano. Con le rondini nel cielo il paesaggio è ancora più bello, ma qualcuno sta gridando, è sparito il mio anello! Lilly dice preoccupata, era qui sul tavolino, era lucido in argento. Tiro fuori il mio taccuino. Ogni volta che c'è un furto io lo so che il mio papà a chi passa nei dintorni l'interrogatorio fa. Incomincerò da Debbie, la signora col bambino. Ma cos'è quell'ombra strana che si vede al finestrino? Mi può dire per favore lei dov'era? Le domando. È da quando siamo partiti che il mio bimbo sto imboccando. Anna ha le cuffie in testa e non risponde alle domande. Mi avvicino e poi capisco, sta dormendo alla stragrande. Vado per parlare a Nick, ma non siede più al suo posto. Forse è stato proprio lui, va trovato ad ogni costo. D'improvviso sulla testa sento un suono un po' sospetto. Dico a Pierre, c'è qualcuno che cammina sopra il tetto. Pierre di corsa sale sopra, ma lassù non trova niente. E più in là vedo fuori Florie cogliere i fiori allegramente. Nick, il tipo ben distinto, è seduto in mezzo al prato e si gode un po' di arietta. Lui di certo non è stato. Pierre non sa più cosa fare, anche Teo è sconsolato. Qui l'anello non si trova e non si sa chi l'ha rubato. Debbie dà la pappa a Mickey, il suo piccolo bambino, ed il sole coi suoi raggi fa brillare il cucchiaino. D'improvviso ho un'idea. Forse so chi ha fatto il guaio. Le domando, per favore, può prestarmi il suo cucchiaio? Il cucchiaio io lo metto proprio in mezzo al tavolino, dove il sole coi suoi raggi sta facendo capolino. Ora un'ombra si intravede dietro il finestrino aperto. Caro ladro, entra pure, tanto ormai io ti ho scoperto. Bananita entra di corsa e poi afferra il cucchiaino, mentre Pierre, alle sue spalle, chiude lesto il finestrino. Le scimmiette, lo si sa, fanno sempre dei dispetti,
si divertono a rubare tutti i luccicanti oggetti. Era lei che sentivamo camminare sopra il tetto e l'anello che ha rubato tiene ancora in pugno stretto. Bananita rende a Lilli il suo anello e lei, beata, per la gioia le regala una banana già sbucciata. Pier mi dice: «Ma che fiuto, tu sei un investigatore!» E Florì, dal finestrino, spunta a regalarmi un fiore. «Si riparte!» grida Pier. E arriviamo alla stazione. Lì c'è Daisy che mi aspetta con la torta di limone. «Bravo, come il tuo papà!» dice nonna e poi mi abbraccia. E così, per l'emozione, sono tutto rosso in faccia. Vi è piaciuto, bambini? Se ti piacciono i gialli e ti diverte investigare, se da grande il poliziotto o il carabiniere vorrai fare, Lino e Teo diventeranno i tuoi amici più sinceri e con loro tu vivrai tanti fantastici misteri. Il libro che vi ho appena letto è delle edizioni del Baldo. I testi sono di Mario Gardini e le illustrazioni di Stefania Scalone. Lo trovate alla libreria Il Pianeta Arcobaleno di Spilamberto.